Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Voglio restare un altro pochino sul discorso dell'interiorizzare tutta la parte ritmica, quindi tutte le figure ritmiche che abbiamo accennato in una delle ultime lezioni. Volevo proporvi degli esercizi molto 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 utili, secondo me. Diciamo semplici per un certo punto di vista, perché si suona poche note, ma difficili perché tutto quello che è ritmica, secondo me, farla bene e interiorizzarla perfettamente non è mai semplice. Allora, l'esercizio si tratta, cioè gli esercizi, si tratta di suonare varie figure ritmiche con il metronomo, quindi partendo semplicemente con una nota sola. Oggi vado La bemolle, così mi è presa così, La bemolle. Quindi faccio i quarti come primo esercizio, quindi se il click è a 50, lo metto. Ricordandosi sempre che posso anche suonarli più staccati, posso fare le pause. E posso inventarmi sincopi, contratempi, eccetera. Poi passo all'ottavi. Anche qui posso inserire pause. Le terzine. I sedicesimi. Le quintine, le sestine e via dicendo. Vi scrivo tutto nel PDF. Un altro ottimo esercizio, quando abbiamo preso ovviamente padronanza di tutte le varie figure ritmiche, quindi comprese le pause ovviamente, e abbiamo interiorizzato perfettamente ogni singola figura, si può fare questo simpatico e divertente esercizio, quindi combinare due cose e suonare ad esempio le varie figure su una scala. Rimaniamo La bemolle, scala è La bemolle maggiore, La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle. Ricordandosi sempre che le posso suonare in varie posizioni, diteggiature, ottave. Fatto esempio della bemolle maggiore, si può utilizzare qualsiasi scala per questo esercizio. Cosa vado a fare? Con il mio metronomo vado a suonare la scala, in questo caso appunto La bemolle maggiore, con le varie figure, ovvero parto come quarti. E poi ad esempio posso tornare indietro con le ottavi. Poi posso risalire con le terzine, scendere con sedicesimi e via dicendo. E questo, come dicevo, possiamo farlo su tutte le scale, quindi si unisce un po' due argomenti. E posso, ad esempio, fare la scala su due ottave in sedicesimi, poi scendere, in ottavi. Potete inventarvele, basta che ogni figura sia precisa con il metronomo e se volete poi, qui mi unisco a un altro argomento, se volete verificare, perché mentre suoniamo magari ci sfuggono dei dettagli molto spesso, di essere perfettamente diciamo, sul click, perfettamente precisi, potete mettere, se avete modo di registrare con una semplice scheda audio, la vostra traccia di basso. Io utilizzo il programma Logic, che vi permette di, inserendo i BPM, quindi in questo caso avevo messo 50 BPM, vi permette
con una funzione che magari vi indico a fine video, di vedere in una griglia quali sono tutti gli ottavi, sedicesimi, eccetera, quindi tutte le suddivisioni, e sopra questa griglia la vostra linea di basso, quindi potete vedere le note, se sono precise o se c'è qualcosa che non va. Questo vi faccio diciamo un mini video alla fine della lezione per far vedere io come lavoro in questo senso. E ora vi metto l'esercizio completo. Vediamo. 50 bpm sulla scala di La bemolle maggiore. E poi ci vediamo al prossimo video. Allora, una volta registrata la nostra traccia, vi faccio vedere come metterla in griglia. Faccio un cambio, vado sullo schermo. Una volta che ho registrato la mia traccia, apro Logic, nuovo, audio, imposto il BPM, in questo caso era 50, abbiamo detto. Vado a importare la mia traccettina che ho registrato. La metto qui. Ci clicco due volte sopra e si apre questo. E questa praticamente è la mia traccia. Queste sono le suddivisioni a 50 bpm. Se ingrandisco, vedete, più ingrandisco, più mi si allarga la traccia, quindi vedo meglio. Ovviamente questi sono i quarti, qui quando ho suonato gli ottavi, le terzine, i sedicesimi, eccetera, eccetera. Per vedere se sono stato preciso, più ingrandisco e più sui vari, diciamo, sui vari movimenti di ogni battuta posso vedere quanto sono stato preciso, cliccando esattamente sul, in questo caso, 2. È la prima battuta, 2.2 è il secondo movimento, quindi qui ero precisissimo, qui ero un po' in anticipo, qui leggermente in anticipo, qui mi sono ripreso. Questo è il procedimento che faccio io per vedere quanto sono stato appunto preciso e quanto no. Ovviamente dovete avere una scheda audio con poca latenza, altrimenti vi verrà sempre sballato questo discorso. Spero di essere stato chiaro, ragazzi. Per qualsiasi dubbio scrivetemi e si approfondisce ancora l'argomento. Ci vediamo al prossimo video.